Noi intanto lanciamo un servizio che riguarda invece la carbonara, la storia di questo piatto unico che sarebbe nata a Napoli. Vediamo il servizio. 10 kg di pasta di Gragnano, 150 uova provenienti dagli allevamenti del territorio e guanciale di Agerola. Questa è la ricetta di una vera carbonara da record che è stata offerta ai cittadini e ai turisti lungo Via Chiaia. Un piatto che però ha ancora qualche segreto e che forse potrebbe cambiare tutta la storia che ci è stata tramandata. Secondo gli organizzatori della manifestazione, soprattutto lo chef, la carbonara è stata inventata a Napoli e non nel Lazio. Quindi si apre una grande diatriba. Contemporaneamente a Napoli viene offerta gratuitamente e voglio aggiungere che indipendentemente dalle ordinanze chi ha organizzato questo evento l'ha fatto plastic free, cioè solo con materiali, si mangia soltanto con forchette e piatti biodegradabili. Anche da queste piccole azioni si possono fare grandi cambiamenti e soprattutto rendere il pianeta più pulito. Ma è stata un'occasione per celebrare la carbonara che è una delle ricette italiane più famose e diffuse nel mondo, carbonara che si sposa benissimo con la pasta che è una delle più antiche tradizioni a livello mondiale europeo, in particolare la pasta di Gragnano, e io sono fiero di produrre pasta IGP con identificazione geografica protetta e quindi secondo un disciplinare rigorosissimo e quelle che sono le vecchie tradizioni pastaie campane e in particolare gragnanese. Le vecchie tradizioni, insomma, che contribuiscono anche a rendere unico questo piatto tipico della tradizione del centro Italia. Un gusto unico che richiama i sapori e la storia di un intero popolo che anche al centro di Napoli ha saputo fare onore a questa pietanza. Un evento bellissimo, soprattutto per un evento del popolo napoletano, anche perché la pasta è nata a Napoli e non c'è un piatto più semplice come la carbonara fatto alla base di uova e, ripeto, è un piatto del popolo, dobbiamo sempre cercare di spingere più tutto quello che è il nostro territorio, la nostra città, e oggi qui a Chiaia 260 lo stanno dimostrando sempre di più, perché tra poco oltre alla carbonara uscirà anche la pizza con la carbonara, quindi un motivo in più per spingere sempre di più il nostro territorio. Allora, noi abbiamo partecipato con la nostra azienda a fornire il nostro guanciale, che proviene da maiali allevati sul nostro territorio di Agerola e esprime tutti i sapori dell'area del Parco dei Monti Lattari. Sicuramente il nostro guanciale esprime tutto il sapore, gli odori che può arricchire un grande piatto.